Allora, ciao a tutti, con questo tutorial volevo andare a spiegare un semplice effetto creato con After Effects, quello di simulare la città giocattolo, come si vede in un famoso spot in tele. Andiamo subito, ho importato il mio video con la composizione, andiamo a creare dentro la composizione un nuovo livello, tinta unita. Lo creiamo più grande da. Questo è 1280x720, lo faccio da 2000x2000. Vedete, più grande. Andiamo con applicargli l'effetto genera sfumatura e vado sul punto nero, lo porto più in basso e il punto bianco verso il centro. Ok, duplichiamolo, CTRL D, apriamo trasformazione, rotazione e lo rotiamo di 180 gradi. Metodo fusione, moltiplica. Ora, fatto questo, non faccio altro che. Andiamo un attimo sul punto bianco qui, lo inclino leggermente, questo per far sì che la prospettiva del video, siccome non è precisamente, vedete che non è in linea la camera ma è leggermente inclinata, quindi cercherò più o meno di dargli. Ok, fatto questo, li selezioniamo tutti e due, precomposizione e lo chiamo mappa. Fatto questo passaggio, andiamo a creare un nuovo livello di regolazione, effetto, sfumatura e contrasto, lente. Ora la sfumatura lente, aspetta che spengo un attimo la mappa. Vedete, sfuma tutto il nostro livello, ma noi dobbiamo cercare di focalizzare un punto centrale del video e lasciare sfocati i due esterni, le due parti esterne. Questo lo facciamo grazie alla mappa che abbiamo creato prima. Questo livello che abbiamo creato con il bianco. Noi se guardiamo la sfocatura lente del livello di regolazione che abbiamo messo, notiamo che è impostato su luminanza. Appunto che riceverà solo la luce di quello che noi andiamo a inserire nel livello del mappa a profondità. E noi andiamo a inserirgli giustamente il nostro livello mappa. Questo spegniamo e vediamo che lui sfuma solo la luminanza. Vedete? Ora però a noi ci serve il contrario, facendo che focalizza questa parte qui e sfochi l'esterno. E questo lo facciamo inverti. Ok, vedete? Ora cerchiamo di abbassarlo un po' leggermente qui. Andiamo sul nostro livello della mappa e lo scaliamo un pochino. Ops, scusate, ho scalato, devo selezionarlo. Lo scaliamo leggermente e lo spostiamo più in giù. Vediamo se è cambiato. Neanche un pochino di rotazione. Ok. Ok, bene. Vedete che già si inizia a notare l'effetto. Ora fatto questo, vediamo se è qui tutto a posto. Ah, ok, mi sono dimenticato una cosa, vedete qui bisogna spuntare ripeti pixel bordo, perché altrimenti qui non lo sfumerà su tutto
tutta la nostra mappa che abbiamo creato. Quindi facciamo ripeti, vedete che lo sposta, ripete tutti i bordi dei pixel. Ok, ora andiamo su un nuovo livello, facciamo sempre di regolazione, andiamo su effetto, correggiamo un po' i colori con le curve, andiamo ad abbassare un po' la luminosità. Leggermente. Dagli un po' di curva. Facciamo effetto, correzione colore. Possiamo fare. Luminosità e contrasto. Abbassiamo un po' la luminosità, leggermente, e abbassiamo un po' il contrasto. Andiamo un'anteprima. Diciamo una cosa un po' sempliciotta, però dà un bel effetto a vedersi. Ora poi ci manca solo il tocco finale. Ora vedete che è a velocità normale, adesso dobbiamo dargli l'effetto stop motion. E per fare questo andiamo sempre sul nostro livello, diciamo il video originale, andiamo su effetto, tempo di posterizzazione. Ora è selezionato il video su 24 frame al secondo e noi lo portiamo a 8. Poi dipende da cosa avete voi e poi vi regolate a seconda delle vostre esigenze. Facciamo un'anteprima. Ora un attimo di pazienza, il filmato è lungo. Ok, questo è tutto, grazie e alla prossima, ciao!